E bentornati a un'altra puntatina di Essa Chorn Investigations. Continuiamo. Buttati via come un sacco di patate. Mister Edward. Sì, ok. C'è una cosa che i ladri non dovrebbero mai rubare. Sai di cosa si tratta? Non dovresti rubare niente, però ti ascolto. Però non dovrebbero rubare i ladri. Una vita. È troppo anche per noi prendere l'anima di una persona. Finalmente qualcosa in cui andiamo d'accordo. Ben detto, ok. Non importa quante volte ci provano, l'omicidio è un crimine che non si può veramente nascondere. E intendo dimostrarlo con le mie mani, quando scoprirò chi è l'assassino. D'accordo, e io lavorerò il doppio affinché io sia un buon assistente. Andiamo. Non ho mai detto che tu potevi essere il mio assistente. Ah. La prima cosa da fare è individuare il vero luogo del delitto. Mister Edward. Detective Gumshoe. Mister Edward, lo stadio, sbrigatevi signore. Questo dovrebbe essere segretissimo, ma abbiamo trovato un testimone allo stadio. Un testimone? Tu, che cosa ti abbiamo detto riguardo al tuo posto assegnato? Ah, mi hanno smascherato. Mister Edward, ricordatevi che io faccio sempre il tifo per voi, quindi andate a catturarlo, signore. Quei detective di sicuro sanno come divertirsi. Non è tutto divertimento e giochi, ok? Ora andiamo allo stadio a incontrare questo presunto testimone. Let's go. Stadio, 13 marzo. Pensavo ci fosse un testimone qui. Sì, io non vedo nessuno. Mister Edward. Oh, ma guarda chi c'è. Ciao. Non ci vediamo da molto. Tu sei Miss Emma Sky, corretto? Questa ragazza è la sorella del mio superiore, Lana Sky. 2 anni fa ci siamo ritrovati insieme nella stessa aula di tribunale come testimone e procuratore. Ma ricordo che lei era andata in Europa per studiare per poter entrare nella scientifica. Non posso credere che vi ricordate di me, Mister Edward. Ma certo che mi ricordo. Come va? Sembra andare bene. Stai ancora studiando all'estero? Vuoi contarci? Più che altro, voglio investigare le scene del crimine, scientificamente parlando. Ho studiato non stop ogni giorno per diventare una poliziotta della scientifica di primo ordine. Ma siccome ci sono le vacanze di primavera, sono venuta qui per una vacanzuola. Capisco. Che dite? Parliamo con Emma? A momenti non ti riconoscevo. Sei cresciuta tantissimo in questi ultimi 2 anni. Per favore, non mi prendete in giro, Mister Edward. So di avere ancora una lunga strada da percorrere. Ma ho intenzione di essere un eccellente poliziotto della scientifica un giorno. Vedrai. Sembri conoscere Edward molto bene. Siete due conoscenti. Oh, mi sono dimenticata di presentarmi. Sono Emma Sky. Piacere di conoscerti. Sto studiando all'estero per diventare un agente della scientifica. E tu? Wow, quello è un grandissimo sogno. Il mio nome è Kay Faraday. E mi sto allenando per diventare una inarrestabile grande ladra. Una grande ladra? Non pensarci troppo, Emma, non ne vale la pena. In ogni caso, abbiamo molto da trovare. Ci puoi scommettere? Emma Sky. Quindi, perché sei qui, Emma? Beh, mi è capitato di decidere di tornare qui per le vacanze di primavera. E poi ho sentito che tu saresti tornato, quindi sono corsa qui. Volevo darti il bentornato all'aeroporto, ma non ci sono riuscita. E come hai fatto esattamente a sapere che io ero qua? Attraverso il potere della scienza, naturalmente. Mai sottovalutare ciò che la scienza può fare per voi. Ho usato questi per tenere traccia delle vostre orme, e così vi ho seguiti. Stalking! Wow, questo set è grandioso, meravigliosamente scientifico. Si è spruzzata questa sostanza chimica sul terreno e quando la luce brilla
Ding! Le impronte si accendono come un gas nobile elettrificato in un tubo di vetro. Poi me lo spiegate che cosa vuol dire, perché io non ci arrivo. Sembra quasi come magia. Johnny, è quasi magia! Ok, basta. Sembra quasi come magia, scientificamente parlando. La scientifica non mi è mai sembrato così inquietante prima di questo momento. La testimone. Emma, vorrei chiederti cosa hai assistito. Ah? Di che cosa stai parlando? Non sei tu la testimone che il detective Gumshoe ci ha parlato? Beh, ho ricevuto una telefonata da lui. Mi stavo praticamente urlando contro. Mister Edward, ho bisogno dei tuoi gadget della scientifica in questo momento, Paul. Così ha detto. Cosa stava pensando quell'uomo come io? Cosa non stava pensando? Quindi fammi indovinare, c'è stato un omicidio, vero? Esatto, sfortunatamente. C'è un luccichio nei suoi occhi. Ho bisogno di concentrarmi sul testimone. Dov'è andata quella persona? Presumo che questo è un altro sbirotto mobile. Ma il suo colore è diverso da quello che conosciamo noi. Sì, questo è un modello rosa fiammante. Ah. E cos'è quella cosa in lontananza? Oh porca merda no! Ui, la sbirrotta! Sbirrotta presa! Sbirrotto, sbirrotto, coso lì, coso là. Che cosa vede in queste stupide cose? Salve! Credo che questa sbirrata voglia dirti qualcosa, Mr. Edward. Sei per caso la testimone che stavo cercando? Mi dispiace, non so parlare il ballo dello sbirrotto. Parliamola. Oh Madonna no! Oh Cristo, no! La Holdbag! No! Non ce la faccio più a stare dentro quella testa soffocante! Tu sei... No! Perché lei? Perché qui? Perché ora? Ho incontrato questa donna 3 anni fa. Lei era una testimone in uno dei miei casi. E da allora ha fatto di tutto per apparire in modo imprevisto, causandomi grande dolore. E Gippù! Perché non capivi quello che ti stavo cercando di dire? Voglio dire, davvero! Stavo cercando così duramente per mantenere in vita i sogni dei bambini, alloggiando in questo personaggio. Ma tu non riuscivi comunque a capire quello che volevo trasmetterti. Sono stanca e malata, in quel modo indiretto di parlare, così intenzione di essere diretto. Ho avuto una brutta sensazione prima, ma questo lo ha reso ufficiale. La mia giornata di oggi si è trasformata da... Non è la mia giornata, il risveglio di un incubo. Quindi anche voi siete un'amica del signor Edward, Mrs. Sbirrotta. Puoi dirlo forte, ma in questo momento io sono la sbirrotta, cara. Lo vediamo! Può anche essere adatto all'apporto, ma so meglio di chiunque altro che non bisogna mai fidarsi di questa donna. Il mio nome è Wendy Oldbag, ma puoi chiamarmi Wendy o nonnina, o qualunque altro nome ti piaccia. Molto piacere di conoscerla, Miss Oldbag. Mi chiamo Kay Faraday. Ah, cosa me ne importa di un giovane sfrontatello come te? Jeez, stavo solo cercando di essere gentile. Wendy Oldbag. Non eri una guardia di sicurezza in uno degli alberghi Gatewater l'ultima volta che ci siamo incontrati? Ah, vado dove c'è bisogno. Sono molto brava in quello che faccio a differenza dei giovani d'oggi. Vengo chiamata di continuazione per lavorare quando non ci sono abbastanza mani. Ma basta parlare di me oggi. Sono completamente sconsolata in questo istante. Ho finalmente avuto la possibilità di vederti di nuovo. Ed eccoti qui a parlare con due giovani ragazze. Bla 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 bla.
Bla 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 bla. Sembrate essere attratto da tutti i tipi di persone interessanti, Mr. Edgeworth. Ok, per favore, ti imploro, con tutti i mezzi, non provocarla ulteriormente. La testimone, purtroppo. Non ti stai dimenticando qualcosa, Mr. Edgeworth? Questa persona potrebbe essere la testimone. Onestamente io spero non lo sia, ma non credo che il destino voglia essere clemente oggi. Ho visto cosa è successo. Ho visto l'esatto momento di quello che è accaduto. Quindi è vero, lei è la testimone. Non credo che posso permettermi di ignorare la vecchia borsa. Sì, è stato solo un po' di tempo fa. L'ho visto accadere proprio davanti a me. Il momento dell'omicidio. Intendi dire che tu hai assistito con i tuoi occhi alla morte della vittima? Suona come un pezzo piuttosto importante della testimonianza, almeno per me. Cosa ha assistito la Oldbag? Sono venuta in questo stadio per fare una piccola pausa. Mentre mi stavo riposando mi è capitato di guardare due uomini contro l'altro in quella zona. Quale zona? Improvvisamente ci fu un forte colpo di pistola e la persona che è stata sparata è caduta a terra. È stata una terribile esperienza, lasciatemelo dire. Io le voci delle vecchiette non le so fare, quindi... Sembra che mi ha fatto jackpot, Edgeworth. Sai, non posso permettermi di ignorare ciò che ha da dirci. Sfortunatamente. Che cosa intendevi dire con quel sfortunatamente alla fine della frase, Edgypoo? Beh, comunque, vediamo un po' cosa riusciamo a scoprire da questa piccola vecchietta. Piccola. Tanto piccola non è. Avrà 300 anni. C'è già qualcosa che non mi è andato giù. Dammi un po' di info. Hai visto due uomini. Potresti descriverli per me? Erano delle persone comuni, completamente privi di interesse. Non ne valeva la pena di adularli. Te lo dico io, erano così noiosi che non mi ricordo nemmeno molto di loro. Ma avevano delle caratteristiche speciali? Qualunque cosa può essermi d'aiuto. Oh cielo, non dirmi che sei geloso di quei due. Ehi, hai ragione. Sembri abbastanza agitato riguardo a quei due, Mr. Edgeworth. Non sono agitato. E non sono geloso. Va tutto bene, Eddie. Quei due erano solo due puledrini comparato ad uno stallone come te. What? Ok. Respiro. Ok. Ho pensato così poco riguardo a loro che ho subito perso interesse nell'istante in cui ho messo occhi su di loro. Due uomini e un proiettile. È tutto coerente con quello che abbiamo scoperto sino adesso. Purtroppo non ho trovato alcuna informazione utile nella vostra testimonianza. Beh, se lo incontrerò di nuovo sono sicura che potrei identificarlo per te. Intendo dire, ti aspetti davvero che io mi ricordi tutto? Egocentrica, non è vero? Sembrava in qualche modo utile, ma la sua testimonianza ha presentato un nuovo problema. Mr. Edgeworth? Sì? Ecco, riguardo a questo nuovo problema. Che cos'è quel sorriso gigante sul tuo viso? Vuoi che ti mostri qualcosa di veramente bello? No, grazie. Non vorrei sapere neanche che cosa sia. Non essere cattivo. Giuro che è qualcosa che ti piacerà. Che cos'è quel gadget che stai tenendo in mano? Quello che vedi davanti a te è l'arma segreta del grande ladro. Ah, avrei dovuto capire che sarebbe stato inutile. Ah, non fare così. Ti... Che cosa ne pensi adesso? Che cosa... Sta proiettando qualcosa nell'aria.
Ho intenzione di inserire informazioni necessarie per eseguire una simulazione adesso. Una volta che ho finito, aumenterò la dimensione della proiezione al massimo. C'è l'oscuro di sera, quando nessun altro uccello osa prendere il volo, solo uno rimarrà ad assistere. Ora, assisti al vero potere di un vero e moderno Robin Hood. Che cosa sta roba? Si tratta di una ricreazione del delitto sulla base di informazioni che ho immesso su Nozomi-chan. Allora, Little Thief è una brutta traduzione e non voglio usarlo. Quindi utilizzerò direttamente il nome giapponese che è appunto Nozomi-chan. Nozomi in giapponese significa ladro. Quindi utilizzerò questo. Nozomi-chan. Pensavo di poter dire che stai prendendo la cosa di Robin Hood un po' troppo seriamente, ma hai missato alla grande. Nozomi-chan serve in realtà a simulare tutti i miei piani di furto, ma suppongo che si possa usare anche così. Vediamo, Mr. Bag ha detto che i due uomini erano l'uno contro l'altro. E poi c'è stato un piccolo colpo di pistola. E la vittima è caduta a terra. Tadà. Ah, quindi con questo noi possiamo indagare la scena del crimine che c'è stato qui in passato. Vedi? Quindi che cosa ne pensi? Devo ammetterlo, sono impressionato che ai giorni d'oggi dei ladri sono in possesso di tale tecnologia. Beh, è l'arma super segreta degli Yatagarasu Birichino. Infatti, birichino. Va bene. Oh, ma se non ci sono abbastanza informazioni o se qualcosa è fuori posto, la ricreazione potrebbe venire fuori un po' strano. In altre parole, con questo coso posso verificare la validità delle parole dei testimoni? Ci hai preso in pieno. Vedo capisci in fretta, Mr. Edgeworth. In questo momento questa simulazione è una ricreazione da testimonianza della testimone. Quindi per ora vorrei riesaminare il tutto. E se trovo qualcosa di logico o di strano, si è spento il PC. Ok. E se trovo qualcosa di logico o di strano, posso chiedere in chiarimenti. Sentiti libero di esaminare tutto quello che trovi in questa simulazione. Puoi anche presentare un'evidenza quando trovi una contraddizione. E se trovi qualcosa, porterò Nozomi-chan con me. Quindi fammi sapere, ok? Investigazioni. Lo stadio. Ah, la 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 la. Sembra che hanno smontato lo stadio. Penso che questo significa che per oggi hanno finito. Boh. O forse perché è previsto uno spettacolo differente domani. La vittima è importante. Secondo la testimonianza, la vittima è caduta a terra proprio qui. Giusto, ma... Ma allora in questo caso abbiamo trovato la nostra prima contraddizione. Ah, cosa? Dove? Se questa è veramente la scena del delitto, allora manca qualcosa qui. Quale elemento di prova dimostra che è l'elemento mancante? Dai, su, è too easy. Manca il sangue. Questa è la contraddizione. E? C'è qualcosa che non va nella mia ricreazione. Se questa è veramente la scena del delitto, allora qualcosa di specifico dovrebbe trovarsi qui. Se ci pensi su, come abbiamo scoperto che il posto di prima non poteva essere la vera scena del crimine? Ora ho capito cosa manca. Non c'è sangue della vittima per terra, vero? Esatto. Il fatto che non ci sia sangue mi fa dubitare della testimonianza della Oldbug. Eggi, come puoi dubitare di me in quel modo? Mi stai dando della bugiarda? Io so quello che ho visto. E ho visto la vittima venire sparata e cadere a terra. Lo sai, non credo che lei stia mentendo, Mr. Edgeworth.
Siamo onesti, non posso pensare ad una ragione per dubitare di lei. In questo caso forse c'è un'altra spiegazione per la chiara mancanza di sangue. E signori, ritorno dal Logic. La vittima era un rapitore? Perché non c'è sangue? Connessione. Non è che la vittima portava addosso un costume. Quindi pensi che quel Deacon era un rapitore? Penso che ci sia una grande chance che lo fosse. E se gli hanno sparato mentre era all'interno di uno di quei costumi, allora il sangue di Mr. Deacon potrebbe essere al suo interno. Precisamente. Ora, se dobbiamo provare che la vittima indossava un costume, sarebbe molto più facile se trovassimo qualche impronta di scarpe. Ma il problema è trovarle, visto che non ce ne sono in giro. Impronta, eh? Mi chiedo come possiamo trovarla. Signori, noi possiamo. I poteri della scienza, ricordate. Ehi, Emma. Tutto questo è pazzesco. Sento il potere della scienza scorrere in me. Analisi delle impronte. Ma riguardo al tuo metodo per trovare le impronte. Ah, finalmente la mia conoscenza sul campo è necessaria. Sì, beh, puoi individuare le tracce delle impronte, anche parziali. Lascia fare a me, il mio kit troverà di tutto. Molto bene, se puoi per favore analizzare quest'area. Ok, stati indietro ora, io ho osservato il potere della scienza al lavoro. Ma cos'è un ferro da stiro? E io ho trovato qualcosa, guardate, proprio qui. Oh, io non vedo niente. Oh, è vero. Ecco, indossa questi occhiali speciali, Mr. Edward. Sono rosa. Pinky. Ok. Queste impronte sono state decisamente lasciate da uno dei costumi dello sbirrotto. A seconda dell'intensità dell'impronta puoi capire se è fresco o meno. Quindi possiamo concludere che la vittima stava indossando un costume in quel momento. Ok, in questo caso aggiorno i parametri di simulazione di Nozomi-chan. Non vedo l'ora di vedere cosa troveremo stavolta. Wii! No, mi pare un po' troppo strano. Quindi la vittima indossava un costume quando è morta. E con questo noi dovremmo essere ad un passo della verità, scusa. Oh, noto che la ricreazione è cambiata in conformità con le nuove informazioni. Possiamo essere più vicini, ma ora qualcos'altro ha catturato la mia attenzione. Che cosa vuoi? Così, con un tono scortese. La tua testimonianza, naturalmente. Mi piacerebbe sentirla ancora una volta, se non vi dispiace. Cosa ha assistito l'Oddbag? Di nuovo. Non si può accelerare. No. Tanto, neanche la traduco perché ve l'ho già detta prima. È uguale, non è cambiata niente. Quindi, questo significa che la testimonianza della signora Oddbag è una contraddizione in esso? Sì, credo che la cosa migliore da fare sia quella di confrontarlo con la ricreazione. Visto, sapevo che Nozomi-chan sarebbe stata d'aiuto. Ora vediamo se riusciamo a estrarre più informazioni da questa vecchietta. Per quello dobbiamo prima trovare una contraddizione nella sua testimonianza. Good luck! Sempre la seconda frase. Come facevi a sapere che erano due uomini?
visto che uno di loro portava il costume? Obiezioni! Due uomini? Come fate a sapere il sesso di entrambe le persone? Vedendo che la vittima in quel momento portava un costume. Inoltre, un'altra cosa che vorrei sapere. Mi piacerebbe molto sapere. Perché non siete riusciti a citare il costume nella vostra testimonianza? Sto cominciando a dubitare se davvero voi aveste assistito all'omicidio. Ma te l'ho detto, io l'ho visto, ho visto tutto. L'ho visto con i miei occhi. Da un posto in seconda fila. Seconda fila. Ehi, non hai detto di averli visti di fronte a te poco fa? Quello era, sai, ho usato una frase in senso metaforico. Ah, vedo che la testimonianza è ancora una vita allentata in senso metaforico. Fa anche lo spiritoso, non sei divertente. I sedili comodi della seconda fila sono riservati ai VIP. Ed è proprio per questo che ci vado di tanto in tanto per fare un pisolino. Non riesco a credere che voi avete visto qualcosa da là. È troppo in alto. Siete davvero riusciti a vedere anche il costume della vittima da lassù? Beh, io so di aver visto due persone. Mo sono due persone, non più due uomini. Ok. Non hanno potuto veramente vederla in faccia perché erano all'ombra del palco. E questo non ce l'hai detto. La mia vista non è più quella di una volta, lo sai. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ah, torniamo alla nostra indagine, ti va, ok? Ma certo, è più interessante. Altre investigazioni. Voglio finirlo tutto in una parte perché è una rottura di coglione, quindi. Let's go. Logic, di nuovo. Lo stadio era smontato e quella roba lì. Connessione. Se la testimonianza di quella donna è da credere, allora l'omicidio si è verificato prima che il palco venisse smontato. Volete che aggiorni l'Usumi-chan con le nuove informazioni? Sì, se puoi. Ok. L'Usumi-chan all'attacco! What? Please. C'è chiaramente una contraddizione qui. Ti prego, smetti di rubare le mie battute. Oh, andiamo, non era così difficile da vedere che stava per arrivare, anche per un laico come me. Suppongo di sì. In ogni caso, non è possibile che l'assassino si fosse incastrato qui dentro. Perché qui c'era un vero palco. Jeez, sì, ho capito. Ritieni l'esigenza di spiegare ogni cosa. Sì, beh, in ogni caso, abbiamo ancora bisogno di risolvere questa situazione insolita. Ma non è ovvio. Il killer stava sopra il palco, naturalmente. Vero, Miss Albag? Sì, io ora ricordo, il killer era in piedi là sopra nel palco. Non dirlo, eh. Vedi, ora lasciami aggiornare in Usumi-chan. Oh. Bene, 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 che cosa abbiamo qui? Un gruppo di teppisti in esecuzione fuori controllo, vedo. Agente Lang, che carino da parte tua unirsi a noi.
Bene, posso permettervi di certo di gironzolare nelle mie scene del crimine. Agente Lang, abbiamo scoperto che la vera scena del crimine si trovava proprio qui nel stadio. Ah, vedo, grazie. Per cosa? Ti sto solo mostrando la mia gratitudine nell'avervi risparmiato del tempo. Chi avrebbe mai immaginato che uno strano giocattolo come quello potesse ricreare una scena del crimine come quello? Yuzumi-chan non è un giocattolo. Ehi, Vodou. Sì, signore. Allora, quel simbolo, ok, si nota su i Saturn 4. E mi pare strano perché tra i Saturn 3 e 4 sono passati 7 anni. E il gioco è fatto, vedi? I ragazzi grandi come me non hanno bisogno di sciocchi giocattoli, ragazzine. Oh, questa è una ricreazione. E allora, avete ancora intenzione di affermare che l'agente Mickey sia l'assassino? Ma certo, pur sapendo che il reato ha avuto luogo qui, non lascerò che venga impunito. Testimonianza numero 3. La logica dell'agente Lang. Questo è il vero luogo del delitto. L'agente Mickey aspettava la vittima sulla parte superiore del palco. E quando la vittima si è finalmente presentata, lui lo ha sparato dall'alto. Questa è la verità che il tuo piccolo cugino ha mostrato. Fino a che punto andrai ad accusare l'agente Mickey del delitto? È l'unico sospettato che abbiamo, soprattutto considerando la situazione con la sua pistola. Beh, anche se fosse l'assassino, almeno la mia ricreazione era nel mirino. Cosa significa non lo so. Vedi? Grazie per la comprensione, mia piccola corvacchia. Non sono un corvo comune. Io sono Ilya Tagarasu, il corvo della leggenda. Ma chi se ne frega? Sfortunatamente la tua conclusione deve ancora essere testata. Vediamo quanto regge bene. E tu, va bene. Io volevo finirlo qui perché non so quanto sto. Sarà mezz'ora, ma chi se ne frega. E questo è una contraddizione bella e buona. Poi vediamo se è giusto. Nella prossima puntata, Gnoshi. E appunto, alla prossima parte. Ciao!